E bella a tutti ragazzi, io sono Nick, oggi siamo qui con l'amico Luigi. Abbiamo appena visto il nuovo film di Super Mario con un altro amico che però è scappato, ma vabbè. Allora, siamo qui per parlarne, uno dei film d'animazione più attesi dell'anno. E partiamo con i pareri. Faccio l'educato, come faccio a dire con il mio ospite. Il film per me è stato molto bello, cioè era un film sicuramente molto intrattenente, che per i bimbi sarà uno dei film più belli usciti negli ultimi anni, perché è colorato, che diventa una buona regia, più che buona riesce a valorizzare tanto molte scene e l'estetica soprattutto molte scene. Per un secondo me il target del film è proprio sia per i bimbetti sia per le persone fan di Mario, perché in ogni scena ci sono moltissimi riferimenti. Il film è divertente, spensierato, ottimo per uscire a vederselo con gli amici soprattutto. Sì, esatto. Ottimo per uscire. Infatti. No, vado io, perché qui devo fare il cattivello. Per me è un film discreto, sinceramente. Avrei preferito apprezzarlo ancora di più. Non è un film sufficiente, sinceramente, per quanto esteticamente... mi sono affogato la mia saliva. Cazzo. E esteticamente è davvero fatto bene, si vede molto che dell'illumination, però proprio come ogni film dell'illumination è per un target molto, molto per bambini, perché loro ci hanno capito che forse tranne i Sing per puntare, perché i bambini, con i Minions se fa il miliardo, ci vanno bambini e quarantenni su Facebook, quindi comunque funziona. Qui è un argomento molto simpatico in realtà, sia per l'estetica che per la regia, come ho detto, delle scene interessanti, pur per essere un film di animazione dove, sapete, non è piazzata una telecamera lì, si disegna, però sono interessanti i movimenti, sono dinamici, alcuni si rifanno anche i giochi. Io non, sinceramente, lo dico onestamente, non ho mai giocato ai giochi, conosco sì, ma non ci ho mai giocato di mio. Lui sì, è un nerdone di videogiochi. E effettivamente forse questo può essere, diciamo, il do e la maledizione, perché se da una parte chi è appassionato di videogiochi si trastullerà su ogni punto, ogni scena, chi magari non ci ha sempre giocato troverà i cambiamenti un pochino esagerati, tipo passare dai go-kart all'acqua, non lo so, personalmente l'ho trovato un po' esagerato. Capisco che sia stato messo lì per stupire il giocatore, per colpirlo, per fargli ricordare la lore, però non saprei, sinceramente lo trovi troppo forzati. E la storia più che semplice l'hai capita, se la vedi un secondo e poi lo capisci subito. Non lo so, Bowser è molto simpatico, Mario, Luigi, Todd, Peach sono tutti molto simpatici. Che ne pensi? Qualcosa da aggiungere su questo? No, in realtà posso capire quello che dici del cambiamento, perché ovviamente sono in generale nella cultura pop Mario è molto conosciuto a pensare, quindi diciamo che il cambiamento si sente tra una scena e l'altra, però secondo me non è forzato, anzi è proprio quello che ti fa dire che figata che sto guardando, ma quindi ora andrà così, lo capisci, ma in realtà ci sono piuttosto dei, più che dei plot twist, delle novità che non si potevano intuire dai trailer, cosa molto buona, perché dai trailer si capisce poco e nulla in confronto a quello che veramente c'è nel film. Si capisce, diciamo, la trama. Qui ci sono dei dettagli maggiori, sì, però la trama la capisci. Sì. Comunque ci sono delle cose che ti possono stupire, al contrario di molti film. Poi una cosa che mi è piaciuta è che non è un film forzato, perché ormai la Disney, la Pixar cercano in ogni film di metterci. Se non ci mettono la coppia bipan trisessuale, non sono contenti. Qui c'è del femminismo, ma fatto bene. Personaggio di Peach non è magari la principessa, anzi è molto brava, molto badass in generale. Non lo so, per me magari si rovina un po' quando ti rendi conto che alla fine è semplicemente un film per esaltare i giocatori, per metterci giusto una trama classica. Ok, magari avrei preferito qualcos'altro. Certi cambiamenti, adesso andiamo in spoiler, non mi hanno convinto. Quindi per me, se dovessi dargli un voto, un 2 stelle e mezzo su 5, piacerà moltissimo, ne sono sicuro. Io sinceramente ero molto curioso, mi aspettavo un bel film, mi aspettavo qualcosina in più narrativamente, ecco, non per la sua semplicità, ma proprio per il suo essere troppo divagativo in certi punti, quindi non lo so, tutto quello che gli daresti. Io non do voti, mi astengo dal dare voti. Maledetto, apriti Letterboxd. Va bene, questa era la parte con spoiler. Adesso avrà qualche minutino di spoiler, se non l'avete visto potete andare, vedetevi il film chiaramente perché è simpatichello, e poi ritornate. Allora, spoiler, c'è qualcosa di spoiler che vuoi dire? Vabbè, Mario muore.
Io prendo un sacco di botte in questo film. Yahoo! No, allora volevo dire, scusate. A me non hanno convinto gli spostamenti. Vabbè, un matrimonio di. Il fatto che Jack Black lì, Bowser, volesse sposare Peach, sì, era una cosa simpatica, ma fin troppo. Cioè, tu dici, va bene, ma quindi sto stronzo fa tutto solo per simpare, in poche parole. E dico, stiamo parlando di un film su uno che vuole conquistare il mondo. Quindi, insomma, secondo me... Poteva esserci qualcosa in più, ecco, magari anche il solo voglio conquistare il mondo e via. C'è qualche gag simpatica, tipo la canzone di Bowser, quella Peaches. Il passare da scimmioni, anzi la parte di scimmioni è molto carina. Poi go-kart, scendiamo, prendiamo quella. Si capisce che è fatto per il videogioco, intanto lì sta esplorando qualcosa. Però, non lo so, io da spettatore ho detto no, c'è troppo, stanno mettendo troppo. Quindi lo puoi apprezzare solo se sei amante del videogioco. Non solo. Sì, vabbè, chiaramente se vai... Soprattutto che ha detto... Però narrativamente mi capisci che se fosse un film non tratto da nulla e ci fossero tutti questi elementi un po' farebbero storci il naso, quindi non lo so. Chiaramente è normale poi alla fine. È quello l'obiettivo del film, aspetta. È un film fatto solamente per stupire i fan, per colpirli e per intrattenere i bambini. Poi qui vogliamo dare un'analisi un pochino più dettagliata, quindi è normale. A me magari la cosa sul finale, che era figo come combattimento, sulla terra non mi ha fatto impazzire. Ecco, perché poi lì si cade gli stereotipi, la mamma e il papà, che bravi, oppure il bravissimo, il tizio che prima li odiava. Ecco, però ci sta, è un frizzantino, c'è Taycon Me, c'è Anita Hero, c'è Mr. Blue Sky, c'è Chris Pratt a doppiarlo, anzi, bisogna vederlo in originale sto film, soprattutto per le voci che fanno gli italo-americani. Tutto Jack Black, che sarà, secondo me sarà incredibile. Jack Black non sceglie un film se non ci si diverte. E quindi, non lo so, su queste cose hai qualcosa da dire, da aggiungere? Perché come ho detto non gli do neanche troppe pecche, per questo lo seguo il film e lo consegue. Io di mio non riesco ad apprezzarlo, per quanto appunto un film che se lo vai a vedere con zero pretese, come faranno tantissimi, ti divertirai certamente. Per me è meglio dei Sonic, sono scegli che per me sono quelli sono brutti, a me non piacciono, non ci piace. Questo è simpatichello, neanche tra i migliori dell'Illumination ti dirò. Però è meglio di altre roba che hanno fatto, tipo, che so, Cattivissimo Man 3 per esempio. Sì, qualitativamente poi è visivamente soprattutto si vede che c'è amore, sì. Soprattutto per quello che stanno facendo, molto bene. Sì, è vero, c'è molto impegno. E quindi ragazzi, questa è la mia recensione, eccoci qui, iscrivetevi al mio canale, seguite Luigi su Instagram, Francesco Tullio. Seguite Nick DeLarge YouTube su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video. Se non vi iscrivete al canale siete delle merda.